Ricordo la sera prima quando siamo andati a letto e mio padre mi ha messo nella culletta che era in camera insieme al letto da dove era mia mamma. E niente, mi ha dato un bacio sulla fronte e poi non ricordo più niente. Quando accade qualcosa che sconvolge profondamente le nostre vite in maniera negativa, spesso ci ricordiamo l'ultimo momento di normalità prima della tragedia. E l'ultimo momento di normalità di Lucia Formica furono le ore della sera di quella tragica vigilia del terribile 26 luglio 1986, il giorno della frana di Senise. Il bacio di papà Giuseppe, una buonanotte che prometteva un risveglio, e invece no. Poche ore dopo il terreno di Collina Timpone implose, inghiottendo le case di Lucia e degli zii. Due lingue di terra cominciarono la loro cavalcata lateralmente, portandosi appresso tutto quello che trovavano. Morirono 8 persone. Rocco Gallo e sua moglie Rita, la sorella Linuccia Gallo, suo marito Giuseppe e la loro piccola Francesca. Pinuccio, Maria e Maddalena, i 3 fratellini Durante. Si salvarono i piccoli Giovanni e Francesco, protetti dai corpi di papà Rocco e mamma Rita, e appunto la loro cuginetta Lucia, trovata miracolosamente viva qualche ora più tardi. Ero sotto la terra, ricoperta di terra, e sentivo il cane di mio zio che ha aiutato, mi hanno detto che ha aiutato nelle ricerche, e che abbaiava. Poi sentivo delle persone che parlavano e io ho cercato di chiamare mia mamma con quel poco di voce che mi era rimasta. E poi hanno iniziato a scavare e mi hanno ritrovato. E non so se è un ricordo o un sogno, però mi hanno confermato giusto un anno fa che è la realtà di quello Avevi che è solo 4 anni, successo. tu eri Ma piccolissimo. io della notte non ricordo niente, io forse ho rimosso tutto o sono svenuta, non lo so. Tu sei molto simile fisicamente in viso a tua mamma, a Linuccia. Cosa ti hanno raccontato? Ovviamente eri molto piccola, avevi 4 anni. Cosa ti ha raccontato tua nonna, magari la tua famiglia, dei tuoi genitori? E ricordiamo anche che sotto le macerie morì la tua sorellina, che era nata 32 giorni prima, il 24 giugno, Francesca. Sì, allora mia mamma mi hanno raccontato che era una donna fantastica, sapeva fare tutto, aveva l'arte nelle mani, mi dicono tutti. Ricordo l'amore che mi trasmetteva, soprattutto l'amore che mi trasmetteva, non posso ricordare proprio tutto. Oggi Lucia ha 38 anni. Per la prima volta ha raccontato quelle ore, i suoi ricordi e il suo futuro da splendida mamma di 3 figli. Lei, cresciuta con sua nonna, non fa passare un giorno senza pensare a quanto accaduto, senza rivolgere un pensiero e uno sguardo a quella collina sulla quale, se solo fosse più accogliente di quella che è, un giorno vorrebbe provare a risalire. E alla sua famiglia, perduta sotto la sabbia e le macerie di Collina Timpone, nel ricordo di quello che non è potuto essere, ma con la forza dell'amore che ha lasciato in dote al suo futuro la bellezza di una famiglia, anche nel nome di chi non c'è più. Tu, tra l'altro, negli anni poi sei andata avanti, sei cresciuta e hai formato una tua famiglia, e anche nel nome di quella famiglia che la collina ti ha portato via. Hai 3 figli meravigliosi e cerchi anche tu, ovviamente, ci riesci di trasmettere da mamma l'amore a Sì, loro. soprattutto sì. Cerco di non fargli mancare mai niente e soprattutto di essere sempre presente, perché quando ero piccola ho sentito la mancanza soprattutto di mia mamma. Tra i sopravvissuti c'erano anche i tuoi cugini, un Sì. po' più grandi di te, Giovanni e Francesco Galli, i Gallo, i figli di tuo zio e tua zia. Avete vissuto insieme negli anni anche questo, come dire, istinto di sopravvivenza, no? Sì. Nonostante tutto, come siete cresciuti in tutti questi anni? Allora, i miei cugini sono cresciuti con la zia e io con mia nonna, che devo ringraziare tanto, anche se adesso non sta più bene all'Alzheimer, però devo ringraziare lei perché è stata una donna fantastica. Mi ha trasmesso valori molto importanti e niente.
comunque siamo stati sempre insieme con Gianni e Francesco, siamo stati sempre uniti. Perché il 26 luglio 1986 non deve assolutamente essere una giornata come tante qui per la comunità di Senise? Lo voglio sentire da te, dai tuoi occhi. Allora, perché comunque è stata una strage, è stata non solo per noi che abbiamo perso i genitori, per Lucia che ha perso i tre bambini, però si deve ricordare perché è una cosa... Non so spiegarlo, non riesco nemmeno a... Voi avete perso ovviamente il dono più prezioso, sì. Dicevi tu i tuoi cugini genitori, tua sorella, Lucia e Vincenzo, i tre figli, sì. Oltre ovviamente a cose meno importanti, no? Come la casa, sì, quella si recupera, quella... ma non è un fatto che riguarda soltanto le vostre famiglie, riguarda tutta la popolazione. Sì, sì.